Gli scrutatori stanno procedendo velocemente, è abbastanza semplice perché in questo caso non è che ci sono preferenze, basta mettere da una parte sì, da una parte no, schede bianche, schede nulle, e quindi diciamo sicuramente lo spoglio sarà molto veloce. Intanto dai primi risultati che ci stanno arrivando così in maniera ovviamente non ufficiale, sembra evidente che i no prevalgano sui sì. Ecco, adesso per il momento abbiamo i dati di qualche seggio, e quindi voglio dire bisogna sicuramente aspettare, ma la tendenza di solito quando i primi 5-6 seggi si vede che la tendenza è quella, di solito le elezioni insomma si vede già il messaggio degli elettori, quindi da come può sembrare perlomeno a Chioggia i no saranno sicuramente la maggioranza rispetto ai sì. Comunque rispettiamo, è presto e man mano che avremo i dati cercheremo di inserirli. Aggiornamento in seguito.